La nostra azienda produce spumanti da sempre, poiché il nostro caro zio, che purtroppo non c'è più, lui studiò enologia a Conegliano Veneto negli anni 70 e ha sempre avuto un po' per gioco, anche così, scherzando con i suoi compagni di classe veneti che gli dicevano che non c'erano in campagna uve buone per la spumantizzazione. Lui disse: vi farò vedere, tornerò nella mia cantina e troverò le uve della mia regione buone per produrre gli spumanti. Sono iniziati così anni di sperimentazione e ricerca. E così nel tempo è nato il nostro Asprino d'Aversa, metodo classico. Stasera qui abbiamo una bottiglia per noi carissima, rappresenta un pezzo di storia della nostra famiglia. Un metodo classico con 25 anni di sosta sui lieviti, appunto il riserva di famiglia dell'88. L'Asprino è un vitigno particolare, cresce nell'agro aversano consociato ai pioppi, fino a 15 metri di altezza. E questo sistema di allevamento dà caratteristiche alle uve atte appunto a essere spumantizzate. L'altro spumante in degustazione è il Malia, che è una falanghina extra dry, ideale come aperitivo. Le strade della mozzarella, al congresso gastronomico che si svolge ogni anno a Pestum in primavera, e qui in questa bellissima location dell'Hotel Romeo, per abbinare la mozzarella di bufala campana DOP con le bollicine autoctone del sud. Quale abbinamento migliore, grazie alla piacevolezza grassa della mozzarella, alla sua lunga nota aromatica, abbinarle con tante effervescenti bollicine? Speriamo che le abbiano gradito tutti quanti gli ospiti e invitiamo a consumare tanti prodotti del sud Italia. E qui abbiamo la fattoria La Rivolta. È detto anche Eleikos, sarebbe greco di tufo al 100%, che fa senza sboccatura, perché è un metodo Charmat, come noi sappiamo fa autoclavi in acciaio inox, e poi dopo viene messo in vendita dopo un anno dalla messa in bottiglia. È un vino dalle caratteristiche molto delicate. Greco di tufo, sappiamo che è un vitigno della zona di Avellino, è un vitigno molto acidulo, però qui abbiamo l'effervescenza e l'acidità molto, molto delineata. I vini che produciamo sono appunto la falanghina, il piedi rosso dei Campi Flegrei, la versione secca e la versione spumante. Spumantizziamo col metodo Martinotti e sono due spumanti in purezza di falanghina, il Malazze, e di piedi rosso il Montenuto.